Ola, porca di quella miseria! Messo adesso il rossetto. Che genio, che intelligenza! Allora, sto facendo un po' di video, quindi mi vedete sempre conciata nello stesso modo. Ok, così va meglio. Speriamo di non avere rossetti in mezzo ai denti! Comunque, sto facendo un po' di video perché da domani inizierò l'università. Comunque, se volete qualche video, io non l'ho mai detto, ma se volete qualche video, scusate, inerente a maturità, come affrontare l'ultimo anno o così via, cioè, tranqui che ve ne parlo, nel senso, basta chiedere, anzi, faccio così, io lo faccio lo stesso, quindi non mi interessa, lo faccio, lo registro comunque, ma così, proprio face to face with me. Ok, vai, questo qua è un video di tutte le cose che ho acquistato. Io pensavo ci fosse un'ombra dietro di me, che brutta sensazione. Nell'ultimo periodo, devo dire che ho acquistato qualcosina. Quindi, dato che ho già un po' di roba, vai, vai, via di video, così, random, random. Prima cosa che ho acquistato, cioè che non ho acquistato io, in realtà l'ha acquistata la mia mamma per il bar, però gli ho detto: senti, facciamo un cambio. Io gli ho dato il mio brucescense con una tartina e lei mi ha dato questa, una jar piccolina delle Yankee Candle. È buonissima. Sa di? A me ricorda un sacco il frutto di bosco. Cranberry twist, ma gli ho dato semplicemente il brucescense perché comunque il brucescense profuma, a mio parere, di più rispetto a una jar di piccole dimensioni. Piccole dimensioni profuma la stanzina, mentre il brucescenza, secondo me, profuma un ambiente un po' più ampio. Essendo il bar, il nostro bar, un ambiente un po' grandicello, comunque mi sembrava il caso di fare un change. Made in USA. Beh, comunque non mi dispiace. Io ho già anche la first side treat di Yankee Candle, soltanto che è tipo arrivata qua. E quindi finisco quella, ci metto dentro i miei campioncini di profumo e poi via di questa. Questa qua mi piace un sacco. Non è male, però 11 euro ragazzi non li spenderei mai. Io infatti andrei a prendere la prossima, non comprerei mai più una Yankee Candle in jar piccola, solo tarte. Andrei a prendere per esempio le candele della Danti, che costano pochissimo e sono eccezionali. Ah, vi piace il mio rossetto? È bello power. Sembra mica il candy yum yum. Comunque sia, almeno dall'anteprima sembra il candy yum yum, però non si sa. Vabbè, quindi primo prodotto acquistato e finalmente sono riuscita anche ad avere la bustina Yankee Candle, perché se compri una tarte proprio non ti si fregano neanche di Striscio a darti la bustina, quindi che simpatici. Noi abbiamo proprio uno store fisico, oltre che alla Coin, o la Coin, come volete chiamarlo, che vende degli Yankee Candle, quindi boh. So che ci sono anche vari siti online. Cosa mi rappresenti? Carro, beh. Degli store proprio online dove vendono queste, ed è Yankee Candle UK, mi sembra che sia uno di quelli più conosciuti, una cosa del genere. Comunque niente, quindi boh. Primo, secondo, l'altro giorno sono finalmente andata alla Vivi Verde Coop e ho acquistato due cose. Ho acquistato la prima cosa il deodorante, che diciamo che non è che mi servisse proprio perché ne avrei già un altro. Però ho detto quello là, sai che c'è, lo metto in palestra e prendo questo qua da usare durante il giorno. All'inizio, il primo giorno mi è piaciuto tantissimo, già il secondo e terzo giorno mi ha fatto schifo. Comunque adesso non lo so, non ve lo so dire, so solo che ha un buon inci. E niente, vediamo come decide di andare io e questo deodorante, poi vi farò sicuramente sapere. E altro prodotto della Vivi Verde Coop che però mi serviva, ah, questo l'ho pagato 2,12 euro se non sbaglio, e questo è 5,60 euro. Della Vivi Verde Coop che mi serviva è una crema viso gel idratante protettiva. Io ho preso quella per pelli normali e miste. Yay. Non l'ho ancora utilizzata. Sono ben power. È questo il flaconcino, lo sapete?
Questo qua si chiama rubinetto. Voi vi chiedete, ma che cazzo di rubinetto hai? Vi dico, avete ragione, però fa così. Non l'ho ancora provata. Proprio neanche spompinato una. Spiccicato una volta. Sto per dire una roba che non si poteva sentire. No, sapete perché? Allora, guardate i video di Steffi 1900... 1986. E cioè, fa morire da ridere. Cioè, è proprio simpatica. Però così secondo me sono troppo zoomosa. Oddio, se mi zoom ancora di più poi. Fa proprio morire da ridere. Ma davvero un sacco. Cioè, a me fa crepare da ridere. L'ho scoperta ieri sera. E proprio mi diverte tantissimo. Cioè, mi piace un sacco. Soltanto che usa un linguaggio un tantino volgarino. Però mi diverte. Cioè, mi fa ridere. E quindi, vabbè, non c'entra nulla. Comunque sia, ho preso anche questa. Ho acquistato poi due prodotti dell'Occitane, di cui ho tenuto anche la bustina messa là. E sono due profumi perché il giorno dello sbaracco li vendevano 15 euro l'uno. Sono questo qua che in teoria era per me, ma che poi ho dato a mio papà, che cioè ha un packaging che è... cioè, solo il packaging vale, però solo il packaging vale perché la profumazione non si sente nulla. Ed è Fleur de Cerise, l'Occitane. Occitane, e appunto 15 euro è un 75 ml. L'altro, che invece questo qua era per mio papà, perché è per uomo, però mio papà, questo qua è troppo intenso, quindi me l'ha rifilato e a me piace tantissimo. Ed è l'Occitane Eau de Beauvre Eau de Toilette Pour Homme for Men, e sono 100 ml. Ed è questo. Anche questo non dura tantissimo, spero di finirli e di non ricomprare mai più un prodotto Occitane perché mi hanno deluso tantissimo. Questo ve lo posso già dire da subito perché è 2 settimane che li ho comprati, li ho utilizzati, soprattutto questo qua, Fleur de Cerise. Vabbè, questo con questo packaging. Proprio no. Questo qua ancora, però per uomo, però io lo utilizzo lo stesso perché è davvero eccezionale. Poi ho comprato insieme alla mia migliore amica, lei ne ha una parte, io ho questo. Questo anellino qui, col cuoricino, cioè mi entra tutto, però tocco per farvelo vedere. Carinissimo, 2,50 euro, cioè 5,02 euro. Io ne ho tenuto metà, lei ha l'altro col cuoricino, quindi non ve lo posso far vedere l'altro, comunque era sul dorato. Poi, ah, questo l'avevo comprato tantissimo tempo fa ed è lo smalto che uso oggi. Avevo comprato con i saldi di Sephora. Questo smalto qua della Collistar che costava 6,50 euro, l'ho pagato 3 euro ed è bellissimo, è un colore che ho sempre voluto ed è il 564 Petunia, mi piace tantissimo davvero, sono proprio contenta di aver comprato uno smaltino Collistar perché volevo provare uno smalto Collistar e volevo un color Bordeaux. Poi vabbè, ho ricomprato la mia Roberts tonico. E poi un prodotto che sto utilizzando tutte le mattine è questo qua che è un sapone viso e mani che mi piace tantissimo all'olio di jojoba, è un non sapone ecobiologico per viso e mani, mi piace da impazzire. Poi l'odore che ha è allucinante, mi piace proprio tanto. Sapete, l'Omnia Laboratories ha appunto questo certificato CEA, Ecobiocosmesi e tutte queste cose molto belle e fighe. Soltanto che sono troppo zoomata. E niente, mi piace davvero tantissimo, mi ci sto trovando molto molto bene. E mannaggia a me perché ne ho comprato solo uno quando magari era in saldo e potevo comprarne anche due. Ma vabbè, ragazzi, no, il taglio così mi piace da impazzire. Adesso me lo taglio corto così. Piace un sacco. Adesso però ce li ho ancora troppo lunghi. Però guardate, adesso mi devo rifare la tinta scuretta perché. Comunque, e quindi anche questa. Quanto? Ah, e poi mia mamma mi ha regalato l'altro giorno questo orecchino qua. Vedete questa nota musicale? Che adesso è il questo qui. Lei ce l'ha lunga, io l'ho messa al nodo perché utilizzo praticamente solo orecchini a lobo in questo ultimo decennio, stavo per dire, ultimo periodo.
Cioè, no, ultimo decennio, perché è davvero tantissimo che non uso orecchini proprio fisicamente pendenti. E voglio dire, cacchio, ne ho, perché ne ho. È un porta orecchini che ho creato io, vedete. Era quello dei 25 anni di Elle, che vi davano in omaggio il mascara di Dior. Infatti dietro c'è la scritta di Dior. E io ho ottenuto questa parte qua e l'ho resa come espositore di orecchini. Però molti sono rovinati, tutti questo genere. Vabbè. Questi qua sono pennelli che devo tutti lavare. Mannaggia a me. E qui ci sono tutte le mie matite occhi. Questo qua era la vecchia confezione della candela della Danti. Non so ragazzi, ditemi se vi interessa un video sulla mia makeup collection o cose di questo genere, perché l'ho proprio spostata anche quest'anno radicalmente. E niente, io direi che questi sono tutti i miei acquisti. Fatemi un in bocca al lupo per domani che inizio l'università. E non lo so, non so cosa aspettarmi, non so se le materie mi piaceranno, perché io in realtà non mi sono ancora proprio iscritta del tutto, cioè non ho ancora pagato il bollettino perché ho tempo fino al 30 di settembre. Però sapete, cioè l'università costicchia abbastanza, anche se io non vado a una privata assolutamente, perché se andassi a una privata, cioè proprio mi dovrei togliere il sangue. Però comunque costicchia anche quella, diciamo, statale. E quindi adesso voglio vedere bene se la mia scelta è una scelta giusta, decente. E quindi se poi ha senso iscrivermi a quell'università oppure no. Mi prendo un sacco il naso, cioè io mi sto macchiando ovunque con sto cacchio di rossetto. Se vi interessa questo rossetto. Sotto la tavolina di vetro, quindi ho fatto un casino. Mettiamo per l'amor del cielo. Madonna santa, che ansia! E il rossetto è un rossetto che, tipo, so che è spopolato molto. Questo qua della linea di Kate, che mi ha dato mia nonna, ed è il numero 20. È molto power come rossetto, infatti lo utilizzerei solo per i video. Però ho tantissimi presenti da finire. Niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione. Iscrivetevi al mio canale. E niente, noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao, Stitch!